Cibus 2018, siamo allo stand dell'antico molino e pastificio La Molisana in Campobasso, che è un'azienda ormai storica per la tradizione della pasta in Italia, e ci troviamo in compagnia di Gianni De Lucia, il responsabile vendite per l'Italia nel segmento full service. Buongiorno Gianni e benvenuto dinanzi alle telecamere di OrecaTV.it. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti, è un piacere insomma ricevervi nel nostro stand che vuole connotare insomma proprio questa caratteristica dell'azienda, un'azienda di territorio, un'azienda storica dal 1912, un'azienda che effettivamente non è solo di tradizione ma anche di filiera. Appunto ci fregiamo con il termine molino e pastificio, prima molino e poi pastificio, un'azienda di tradizione mugnaia, quindi della famiglia Ferro, una famiglia che da sempre si è cimentata nel mondo delle semole di altissima qualità e successivamente ha voluto chiudere il cerchio approdando alla pastificazione e mantenendo ferme le qualità insomma delle semole che da sempre lavora. Un'azienda che è di tradizione ma sicuramente anche di innovazione, un'azienda che negli ultimi tempi è approdata anche in maniera importante sul mondo del food service, analizzando le esigenze di questo canale, le esigenze di un canale che è in perenne crescita, perché assolutamente mangiamo sempre più fuori casa, molto spesso consumiamo il primo piatto quando consumiamo fuori casa e pertanto cerchiamo di soddisfare le esigenze di questo canale. Quindi sull'onda un po' del successo dello spaghetto quadrato ci siamo interrogati su come poter fare altro, e proprio il Cibus è stata l'occasione per poter presentare questa novità. Novità che vede più formati realizzati con la stessa tradizionale lavorazione ma anche con appunto nuove partnership, tra queste quella con l'Associazione dei Cuochi Italiani. Assolutamente sì, Molisana si è sempre caratterizzata come una pasta bronzo con delle semole di super qualità, quindi trafila rigorosamente al bronzo, semole con un contenuto proteico minimo del 14,5, quindi parliamo di semole eccezionali. Che cosa è successo nell'ultimo periodo? Attraverso la collaborazione con l'Associazione Professionale Cuochi Italiani abbiamo un po' analizzato i desiderata, le esigenze del mercato della ristorazione. Ci siamo resi conto che c'era bisogno di innovare anche un po' sulle forme, quindi mantenendo ferma la qualità del prodotto, quindi sempre bronzo, sempre semole di super qualità, abbiamo realizzato questa nuova linea, la linea appunto delle quadrate, dove abbiamo trasformato in quadrato tutto ciò che era tondo, anche i formati che da sempre si caratterizzano per una forma tonda, come ad esempio la penna, il sedano, il tubetto. Abbiamo fatto questa gamma delle quadrate che poi fondamentalmente, oltre a permettere un'innovazione di menù se vogliamo, per uscire dalla solita banalizzazione un po' del primo, ha delle caratteristiche effettivamente di benefit di prodotto, perché l'angolo retto ci permette di avere una maggiore tenacità nel prodotto, cioè ci siamo resi conto che attraverso degli strumenti che oggettivano quello che stiamo dicendo, il prodotto quadrato riesce a trasferire una maggiore tenacità al consumatore e quindi un prodotto che rimane al dente anche a cottura piena. Questo è quello che abbiamo voluto fare. Un ulteriore elemento di novità fondamentale che abbiamo presentato, ecco, al Cibus è qualcosa che credo inorgoglisca l'azienda ma tutti noi.
Diciamo che 2 anni fa è partito un progetto che vuole valorizzare ulteriormente questo approccio di filiera che l'azienda ha. Ti ho parlato che insomma la proprietà, la famiglia Ferro, da sempre si è cimentata nel mondo delle semole e poi è approdata al mondo pasta, realizzando insomma un prodotto di qualità eccelsa. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo 2 anni fa brevettato un seme, il seme Maestà, che è stato dato come contratto di coltivazione agli agricoltori della zona del centro-sud Italia su una superficie di circa 11.000 ettari. Quindi se il tempo sarà clemente, il raccolto sarà buono, speriamo di poter da settembre andare sia nelle cucine che sugli scaffali con un prodotto 100% italiano, quindi siamo un'azienda che ha un nome che rappresenta una regione che si caratterizza poi per salubrità, per qualità della vita, quindi siamo assolutamente contenti di quest'ulteriore valorizzazione anche del territorio, quindi ecco, nuove forme, nuovi ingredienti, italianità, tutto questo quello che abbiamo voluto presentare anche ecco il nostro stand al Cibus. Che è molto bello. Ebbene, 106 anni di tradizione non sono pochi, siete riusciti a mantenerli e innovando, sviluppando nuovi progetti. Per tutti coloro che sono dall'altra parte e vogliono entrare in contatto con voi, magari riuscire a iniziare una partnership commerciale o semplicemente saperne di più, testare questi nuovi prodotti per poi dire oh che buoni, quasi quasi ci penso per poterli acquistare nel mio ristorante, nel mio cash and carry e così via. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere per riuscire a entrare velocemente in contatto? Beh, diciamo, basta visitare il nostro sito internet, ci saranno tutte le informazioni del caso per ecco ricevere una campionatura e testare il prodotto. E effettivamente siamo già partiti in distribuzione perché da subito il prodotto è piaciuto, l'idea è piaciuta, e anche in questi giorni in cui c'è stato un palinsesto importante dove abbiamo avuto l'onore di ospitare anche degli chef stellati, effettivamente il successo è stato importante, quindi siamo già partiti in distribuzione, però abbiamo voglia comunque di seminare ancora, abbiamo intenzione di realizzare un po' di sampling prodotto per far assaggiare qualcosa che effettivamente riteniamo abbia una percezione di grande qualità, così come c'è stato confermato anche dagli chef, dagli stellati, ecco. Io sono molto curioso di andare ad assaggiare questo nuovo formato, vediamo se magari dopo lo chef che è qui dietro riesce a cucinare qualcosa giusto per noi, anche per farne una giusta recensione attraverso gli schermi di orecanews.it, il quotidiano di informazione dell'Oreca. Grazie Gianni. Grazie Fabio. E noi ci vediamo prossimamente proprio qui su Oreca TV per poter andare ad annunciare tutte le novità che nel frattempo sono state presentate in questo lasso di tempo e insomma cercare di presentare anche qualcosa di nuovo. Saluto gli amici che sono dall'altra parte. Vi saluto e vi dico che purtroppo cucinerò io perché lo chef è andato via, quindi Fabio dovrà... È contento. grazie Fabio. E mi sacrifico. Grazie Gianni. Amici, non andate via perché abbiamo ancora tante cose da presentarvi qui al Cibus 2018.